si è chiuso con una Lectio Magistralis e una mostra il laboratorio di architettura dell'Istituto Colasanto di Andria. 40 studenti per l'intero anno scolastico hanno lavorato su architettura, arte, grafica, fotografia e territorio. Siamo andati a vedere. Un convegno con mostra didattica conclusa all'Istituto Colasanto di Andria e il Laboratorio di Architettura curato dal professor Giovanni Di Liddo. Un evento organizzato dalla Commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti dell'Abate in collaborazione con l'Istituto Colasanto, patrocinato dal Comune di Andria e dal Politecnico di Bari. Momento centrale del convegno, la Lectio Magistralis di due docenti esperti in ambito di progettazione architettonica e disegno dell'architettura del Politecnico di Bari, il professor Lorenzo Netti e il professor Matteo Ieva, che hanno affrontato il tema del disegno, il progetto e il rapporto col tessuto urbano. Si è pensato appunto di valorizzare il lavoro dei ragazzi con un incontro che creasse un filo conduttore tra la scuola, l'ordine professionale e l'università con la Lectio Magistralis dei professori Netti e Ieva. Gli studenti sono contenti di far vedere il loro operato frutto di un anno intero di lavoro anche al presidente dell'ordine, quindi ad un'istituzione così importante, anche per poter creare una sorta di orientamento in uscita per il futuro. La mostra, che ha fatto da sfondo al convegno, ha coronato il percorso didattico del laboratorio di architettura, che ha visto la partecipazione di ben 40 studenti del triennio del liceo artistico, con la realizzazione di 84 elaborati grafici e quaderni da disegno inerenti opere che ripercorrono la storia dell'architettura, dall'antichità sino alla contemporaneità, con una sezione dedicata alla città di Andria e alla Puglia. Quest'idea nasce da la volontà di creare una rete fra la scuola, la professione, l'università. Noi cerchiamo di creare collegamenti in modo tale da seguire un processo formativo del giovane dalla scuola, che è fondamentale, fino alla professione. Noi abbiamo una commissione all'interno dell'ordine, che è la Commissione Cultura e Pari Opportunità, e abbiamo visto i lavori di questi ragazzi, ci siamo innamorati di questi lavori e abbiamo detto: perché devono rimanere solo a scuola? Allora andiamo noi nelle scuole, andiamo a vedere, portiamo i ragazzi fuori, perché la gente capisca il valore e la grande qualità che i nostri giovani hanno.